Mister della Genova Calcio, Roberto Balboni, allora gli obiettivi di questa nuova stagione quali saranno? Gli obiettivi sicuramente sono quelli di migliorare il risultato dell'anno scorso e essere tra le prime fino all'ultimo per poterci giocare questo campionato. Con i nuovi c'è stato, insomma, avete preso tanti ragazzi nuovi, che tipo di rapporto hai instaurato con loro? Oh, ottimi rapporti, sono tutti ragazzi per bene che stanno a sentire, hanno voglia di imparare, si impegnano negli allenamenti. E soprattutto aspettiamo il transfer dell'argentino, che secondo me è un giocatore che farà parlare molto di sé. Transfer dell'Argentino, l'attaccante che forse manca ancora a questa Genova Calcio, visto che siete molto bravi, molto leziosi, ma poco cattivi sotto porta. Sì, effettivamente ci manca la prima punta, penso che l'abbiamo trovata. In queste partite domenica ho adattato Ilardo, che ha fatto anche bene, ci abbiamo traverso con 98, però penso che lui sia il terminale giusto per questa squadra. Con la Genova Calcio, insomma, il secondo anno praticamente che stai chiudendo, e cosa hai trovato di differenza tra il settore giovanile e la prima squadra? Vabbè, c'è molta differenza, anche se qua siamo una società molto organizzata, perché anche a livello di giovani ero molto organizzato, con tanto di dirigenti, massaggiatore, secondo, tutto. C'è differenza negli allenamenti, nel modo di proporre i lavori ai ragazzi, il rapporto, però sono contento di tutto questo e vado avanti per la mia strada sperando di arrivare in fondo e dare delle soddisfazioni a questa società. Il metodo di gioco che tu prediligi qual è? Ma il mio metodo giusto è 4-2-3-1, con due centrocampisti, tre dietro a una punta. Con l'arrivo dell'argentino, ti dicevo, spero di attuare questo modulo, ora ne stiamo facendo un altro e le cose stanno andando abbastanza bene, dobbiamo stare coi piedi per terra e continuare su questa strada. Pronostico per domenica prossima? Ma andiamo su un campo molto difficile, non giocheremo ad Albenga, ma giocheremo a Cisano sul Neva e niente, no, noi andremo sicuramente per fare la partita, per cercare di vincerla, però sarà una battaglia e speriamo bene.